dovuto buttare il mio kit. Ehi, un fratello che deve fare? L'assicurazione mi aumenta senza motivo. Ogni mese, ti rendi conto? Ogni cazzo di mese! Ogni mese senza motivo? Ho chiamato la Proviblu, ma mi hanno preso per il culo. Clausola di rischio la chiamano, clausola del cazzo, dico io. La stessa cosa è successa a molti che conosco. Assicurazione di merda! Devi ammettere che avevo preparato... Cosa? Qualcuno è assicurato con la Proviblu? No, ho hackerato il mio contratto governativo e ho la copertura totale. Ma chi cazzo serve un'assicurazione? Perché? Che fa la Proviblu? Sta derubando la gente in base a una clausola di rischio. Direi che è un buon motivo per andare a curiosare nei suoi server. Avendo una password farei prima. Cerca subito un impiegato vicino a te. Eccolo. È dell'IT. Lui ce l'ha. Vai via! Qual è l'emergenza? Sì, stanno succedendo dei casini. Mandate la polizia, subito! La polizia sta arrivando. Non perda la calma. Questo che cazzo è? Le accuse sono fondate, Jim. Stavi ficcanasando negli affari privati degli impiegati. No, ma dai, erano solo cose semi-private. Dal team IT ci aspettiamo uno standard elevato. Hai recuperato il numero privato di Tina e hai iniziato a chiamarla. Non va bene. Era solo un innocuo flirt. Ti prego, Bob, lasciami. Mi spiace, Jim. La decisione è già stata presa. La tua tessera d'accesso è stata revocata, così come le tue password Proviblu e l'uso della palestra. Le risorse umane ti spediranno le tue cose. Cazzo! Sitara, ora sono cazzi tuoi. Perché? Il tipo della Proviblu è stato licenziato oggi. La sua password non vale. Ops, scusa. Sitara vende pesce vecchio. Faccio affidamento su di te. Vedi di stare al passo. Ho chiesto scusa. Uff. Ok, ecco. C'è un altro impiegato della Proviblu. Sicura? Sì, sicura. Ma proprio sicura sicura? Vaffanculo, Marcus. Prendi quella cazzo di password. Se ti mando all'ospedale almeno puoi pagare il conto. Buon per te! Sono stato a trovare i miei attorno. Dove hai preso la patente? Occhio! E stavano tutti e due sbroccati. A quanto pare erano stati svegliati di notte da un terremoto. Gli ho detto che vivevo... Qualcuno chiama. No, di chi è la colpa? Vattene subito! Ho la password, mi hai segnato la Proviblu sulla mappa? Certo. Sicura? Hai controllato l'indirizzo? Magari è cambiato. Cazzo, Marcus! Questa non te la lascia passare. Mazzoide! Passa oltre.
Aspetta, ok. Oh, merda. Indietro! È proprio... Pattuglia, c'è un possibile bersaglio o dei bersagli vicino alla vostra posizione. Vado a ricavarli, scatto il tempo. Servono rinforzi! Questo qui è tutto, giusto? Sì, quando era ubriaco perso ha detto «Sono il re del mondo!» Fatto, siete dentro? Sto analizzando i dati. Sicura di non sbagliare dati? Sono quelli più recenti? La prima volta faceva ridere, Marcus. Ora è da strozzi. Sparpagliatevi e trovatelo! Rintracciatelo! Cristo! Installò il malware. Ho i dati del GPS del CFO e del CEO. Prima il CFO.
Che ho preso? Un sacco di informazioni bancarie. Ottimo. Cambia il premio della sua di assicurazione. Così ogni volta che va nel suo locale preferito, si impenna. Fatto. E adesso pensiamo al CEO. Che mi dici di questo? Ha il login dei suoi incontri privati. Ed è anche sposato. Magari alla moglie fa comodo saperlo. Perché non aggiungi il suo indirizzo email all'account? Riceverà delle mail di conferma per ogni incontro. Ehi, è divertente.